Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Come potete vedere siamo col nostro nuovo camion, abbiamo appena fatto rifornimento, avete potuto sentire anche il rumore del motore che è molto bello, devo dire, questo è molto più realistico degli altri. L'unica cosa è che non è così sportiveggiante, ho potuto testarlo, adesso stiamo andando dal nuovo datore di lavoro e fa i 100. È onesto, sì, però non è sportiveggiante come l'altro che era una macchina mortale, insomma. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Ormai ce l'abbiamo, ce lo teniamo, abbiamo speso quasi 20.000 dollari tra modifiche e camion per tutto e quindi adesso ce lo pippiamo per bene. Come potete vedere è una giornata piovosa e lo sapete benissimo che le giornate piovose non portano, ma che cazzo fai? Ma scusi, il camion nuovo! Ma come cacchio si fa? Io ho detto che a sto gioco le precedenze funzionano al contrario. Vabbè, comunque, dicevamo, me l'hanno battezzato subito il camion. Come potete vedere, non ha così tanti cavalli, anche perché dobbiamo sbloccare il motore più prestante, ma anche sbloccando il motore più prestante, più di quella velocità non fa. Io ho notato questa cosa in questo gioco perché bisognerebbe anche mettere delle trasmissioni diverse che ti portano un po' più in alto come velocità e abbassando anche i giri motore. Qua arriviamo all'imitatore a 98 più o meno, come potete vedere. Vabbè, dai, non fa niente, comunque è bello sto camion, è molto stabile, devo dire, molto stabile, non se ne va in testa a coda come l'altro. E stiamo per andare dal segaio, dal falegname qui. Guarda, 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 guarda. Mo' si è fermato però, sti stronzi. Dal falegname qui, che si trova in questa zona sterrata, per la prima missione di sto tizio. Onestamente non so chi sia, è la prima volta che lo vedo. Guarda che però, che bella stradina che c'è per raggiungerlo, cioè proprio tipo Dirt Rally. Va bene, ok, ovviamente qua c'è una sbarra così a gratis. Non me lo potevano mettere all'ingresso sto baracchino? Allora, ho un lavoro per te, ma sarebbe meglio se lo facessi io. E fatelo da solo, no? Introduzione a Sven Nordlund. Chiedere aiuto alla gente non mi fa impazzire, sai, ma semplicemente al momento ho mille cose da fare. E vabbè, dai. Ehi, è sempre un piacere essere d'aiuto. Di che carico si tratta? Trucioli di legno. Dobbiamo pulire il vomito? Sta qua? Sì. Alla centrale, nel super, dove vuoi che lo porti alla centrale, questi trucioli contribuiscono a tenere le luci accese. Ah, quindi è per. È il pellet, non sono i trucioli. Ah, quindi per produrre elettricità serve effettivamente del combustibile. Alla faccia. Ma fammi leggere! Vabbè, è niente. Allora, prendiamo sto carico. Tra l'altro, i trucioli di legno con sta pioggia non si bagnano. Poi voglio vedere come diventano combustibili. Con sto cazzo che si combustono, eh? Tac, guarda qua, che sportiveggianza. Questi voleranno tutti via col vento. Vabbè. Cazzi loro. Non avevo ancora provato il camion con rimorchio. Sembra che sguisci ancora, come l'altro. Allora, dobbiamo fare 5 km e mezzo, che come prima missione per sto tizio già mi sta sul culo, perché sono missioni, sono viaggi troppo lunghi. Però se paga bene, oh, cioè, vuoi negarglielo? Occhio qua, abbiamo la precedenza, anche se qua la precedenza non serve a niente. Gira molto bene sto camion. Non se ne va in sovrasterzo come l'altro, perlomeno. Ma che fa? Slitta? Avete visto che ha tenuto l'ottava, si alzavano e si abbassavano i giri? Tu aspetta, eh. No, niente, stava arrivando uno da dietro. Come adesso cicciolina! Però è lento, raga, cioè è veramente lento. Guarda come ci sorpassano gli altri, ma estremamente sportiveggianti. Tra l'altro i tergicristalli funzionano solo a tre quarti di vetro. Mi scusi, ma io quella zona come la pulisco? Col fazzoletto, come negli anni 20? Attenzione, stiamo accelerando.
101, vai, tienila così, va. Poi metti il cruise control e va a 99, non ho capito. Ah, perché siamo in salita. Serve un rimorchio, no, un rimorchio, un motore per la motrice un po' più prepotente. Vabbè, non fa niente, dai, poi lo sblocchiamo. Dobbiamo fare 3 km e mezzo con sto baracchino. Fortunatamente non dobbiamo fare avanti e dietro come per Joana. Dobbiamo solo prendere e trasportare. Sta cosa si chiama come l'arena di Frozen, Sven. Questo auto fantasma che scompaiono. Ci stava sorpassando uno, ma ha deciso di diventare un fantasma. Guarda questo. Biondo! Ma guarda questo, guarda, guarda, sì, vabbè, bullati. Allora che ci carico il motore più prepotente, vedi come te la fiondo con la Peugeot. Ti trovi nell'altro stato. Là che montagne belle. Attenzione! Rischio. Non avevo visto la curva, stavo guardando le montagne, ma non stavo guardando la strada. Sempre guardare la strada, ragazzi. Ancora 1,8 km, dai. Dai, vabbè, si è intrippata la lingua, niente. Fate come se non fosse successo niente. Tra l'altro, guardate il quadro com'è bellino, è tutto bianco, anche le frecce. Aspetta che qua dobbiamo sterzare. Tanto non viene nessuno, la precedenza è la nostra. C'era scritto che comunque sto camion aveva meno prestazioni di quello che avevamo prima. Però dai. Ci sta nel provarli tutti. Quello rosa non lo provo manco per idea. Scusi, la sorpasso, che lei è poco sportiveggiante. Ok, dobbiamo fare altri 900 metri. Stiamo andando tra le montagne praticamente. Però sto fatto che i tergicristalli si fermino a metà strada non mi piace. Ok, 450 metri, occhio al curvone. Siamo quasi arrivati. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Perché me l'ha tolto? Ma io non sono entrato ancora, zio. Forse perché ci siamo avvicinati alla zona di scarico. Guarda dove cazzo lo dobbiamo andare a piazzare sto coso. Guarda dove te lo dobbiamo piazzare sto coso. All'anima degli mortacci sua. Dai, 100, 100, oppela, fatto. Ah, si poteva entrare anche dall'altro lato. Va bene, va bene. Ragazzi, questo episodio è durato pochi... Ah, aspetta, aspetta. Alla faccia vostra, guidatori di auto elettriche, beh, mi metto in marcia. Allora, okay. Un carico di trucioli consegnato. Davvero, diamine se sei veloce. Grazie, la sportiveggianza si paga. Abbiamo sbloccato quel camion di merda. Abbiamo guadagnato 650 euro. Ma vattene a fanculo. Cioè, tutta sta strada per 650 euro. Vabbè, dai, meglio di niente. Ci abbiamo rimesso solo di benzina. Allora, ragazzi, noi per questo episodio so che è durato pochino, però ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, lasciate un like, condividete il video, attivate la campanella degli avvisi e iscrivetevi al canale. Lasciate anche un commento qui sotto se vi va. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao a tutti!